Sono Caterina Benello, proprietaria del castello di Tassara. Sono originaria di Milano e abbiamo comprato con la mia famiglia questo posto alla fine degli anni Ottanta. L'abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto una lunga ristrutturazione durata 3 anni e dopo abbiamo iniziato a abitarlo come casa di famiglia. Quando i figli sono cresciuti e c'è stato più tempo, abbiamo deciso di aprire il castello come ospitalità. La ristrutturazione è durata 3 anni. Ci ha aiutato un architetto di Milano, l'architetto Rickler, e abbiamo seguito i lavori man mano. Cercando di ritornare alla struttura originaria del posto, che era divisa in tantissime stanze, secondo quello che era l'uso degli abitanti locali. Abbiamo riportato i locali con la stessa iniziale struttura, e poi quando è stato il momento di arredare il posto, abbiamo pensato di usare le assi e le travi e i travetti che non potevano più essere usati per costruire i mobili. I mobili sono quindi fatti con la legna della casa, che è rovere vecchio di centinaia d'anni, e il falegname è un falegname proprio del paese di Tassara. Quindi è stato per me una grande scuola fare questo lavoro di ristrutturazione, che mi ha portato a riconoscere in me una vera passione per l'arredamento. Il bed and breakfast è aperto da fine marzo ai primi di novembre. Serviamo la prima colazione, che è fatta con prodotti naturali, prodotti da noi e comprati nella zona. Abbiamo le nostre galline che razzolano fuori, quindi offriamo le nostre uova, i formaggi locali, la frutta, dei dolci fatti da noi. Abbiamo 7 camere, quasi tutte matrimoniali a parte una. La torretta è una stanza che si sviluppa su 2 livelli, quindi ha una grande altezza ed è matrimoniale e una stanza familiare. Le stanze sono tutte molto ampie, alcune con bagno interno, alcune con bagno esterno, e sono molto particolari per la vista che hanno. Alcune hanno 3 finestre che si affacciano sul giardino, sulla valle e sul santuario di Santa Maria del Monte. C'è una piscina che è una piscina a pietra, a sfioro, fatta da noi che è molto confortevole. Ci troviamo nel vecchio fienile del castello. Il fienile veniva usato nel passato per il fieno, appunto, che veniva buttato direttamente dalla strada nella parte superiore del fienile, e nella parte sottostante c'era il ricovero degli attrezzi. È stato ristrutturato qualche anno fa per poter ospitare gli eventi. Viene molto apprezzato per poter fare delle cene di compleanno, di anniversario e per poter fare il finale, diciamo, dei matrimoni, dove qui si può ballare, c'è anche una insonorizzazione nel tetto, si può ballare e fare musica. Il fienile era una parte importante di tutta la struttura del castello, in quanto era la parte più agricola, e adesso appunto è diventato un posto molto piacevole e apprezzato da tutti. Vi aspetto al castello di Tassara per un soggiorno di relax, soprattutto di serenità, di immerso nella natura. Io sono un amante degli animali e quindi
cerco di rispettare completamente quello che sono i ritmi della natura e le necessità della natura. Quindi vi aspetto per un evento, per un matrimonio, per un compleanno, ma soprattutto per un weekend, un soggiorno di pace proprio, di tranquillità e serenità.